ragazzi, stiamo ristorando una villa abbandonata in mezzo al bosco, siamo proprio in mezzo alla vegetazione e adesso vediamo se troviamo un ingresso in questa casa che veramente sembra uscita da un film dell'orrore. Ecco, direi che ti ha trovato l'ingresso. Vabbè, dai, da qua già sembra carino. È rimasto anche lampadario, ma che bello. I lampadari, ci sono tutti. Ok ragazzi, siamo entrati nella cucina della casa e già sembra promettere molto molto bene. Che ne dici, Erta? Tra l'altro Kevin, questo forno che è incassato nel muro e cioè, sembra che la parete sia piatta, invece probabilmente è molto più profonda. Ok ragazzi, marzo 2011, tra l'altro questa casa l'abbiamo trovata su Maps ed effettivamente l'anno dell'abbandono corrisponde. Ok ragazzi, ce la vedo una carrozzella. Madonna ragazzi, è inquietante. Ok ragazzi, siamo arrivati in quello che dovrebbe essere l'ingresso principale della casa e c'è questa carrozzella veramente inquietante che è posizionata davanti all'ingresso. Tra l'altro da notare che un sacco di gatti sono passati di qui e hanno anche urinato sopra la sedia. Cosa hai trovato, Atta? Caspita, è vero! C'è anche il quadro che si sono rubati. Tutti se li sono rubati. Questa stanza, la lampadario c'è ancora? Vabbè. Ragazzi, Atta ha fatto questo ritrovamento bellissimo. Questa è la foto di questa stanza come era prima. Qua si vede che c'è la porta e il lampadario. Spettacolo. Ok ragazzi, abbiamo trovato questa stanza che originariamente doveva essere tipo una sala convegni della casa, ma che nell'ultimo periodo è diventata, immaginiamo, una sala di palestra per anziani, perché qua ci sono dei macchinari che probabilmente servono per la fisioterapia. Quindi immaginiamo che qua c'è un anziano che dopo ha avuto dei problemi motori e poi successivamente è morto nel 2011 lasciando la casa abbandonata. Tra l'altro ragazzi, questo è il bagno della villa e la cosa particolare è che c'ha dietro la finestra quella specie di paratie fatte in cemento. Ragazzi, siamo nel bagno del piano terra, tra l'altro c'è un fantastico lampadario, ma la cosa che secondo me è più carina è questa finestra che ha tipo delle ali di cemento che danno sull'esterno
che vista da fuori è una struttura molto molto particolare. Ok ragazzi, siamo arrivati in questa stanza dove sembra ci siano accatastati i ricordi di una vita della persona che ha vissuto in questa casa, che tra l'altro abbiamo scoperto essere una donna anziana che ha viaggiato molto e questi sono tutti i suoi vestiti probabilmente che tra l'altro erano di gran classe. Niente ragazzi, qua c'è probabilmente la raccolta di foto di una vita delle persone che hanno abitato questa casa. Sembrano anche molto vecchie e alcune sembrano anche molto, molto carine, quindi speriamo che abbiano avuto una esistenza felice. Ma direi di sì. Questa camera da letto? Sì. Padronale, dici? Dici? Secondo me no, sono una badante. Si può essere, rispetto al resto della casa non è un granché. C'è Quindi bello cabina ma nulla trovarla. di che. Anche qua sono rimasti un sacco di vestiti comunque. Tutto ho lasciato qua. Ragazzi, quella televisione che ce l'hai è favolosa, è vecchissima e favolosa. Ok ragazzi, abbiamo esplorato il piano terra, purtroppo per adesso non abbiamo trovato il secondo piano, perché forse non c'è, e stiamo scendendo invece nel seminterrato per vedere un po' cosa troviamo. Tra l'altro queste scale sono veramente inquietanti. Già lì vedo un lavandino che è molto molto bello. Qua sembra ci sia un magazzino. Ah, e qua invece ci dovrebbe essere la taverna. È carino che qua, eh. Niente male. Ok ragazzi, siamo scesi nella taverna, è veramente veramente bella. Tra l'altro là in fondo c'è tipo un'isola mo' di cucina con un frigorifero vecchio che è molto molto bello. Ragazzi, questo frigorifero è veramente bello, tra l'altro questi frigoriferi così vecchi mi piacciono un casino. Vediamo un po' cosa c'è dentro, che è sempre la parte più inquietante dell'esplorazione. Ok, niente, anche se prima o poi sono sicuro che troveremo la testa mozzata di qualcuno. Tra l'altro il frigorifero noto adesso che è una Fiat. Allora ragazzi, la taverna è bellissima, là c'è la cucina, l'isola che è molto bella, anche se secondo me la parte migliore è il cabinetto che c'è alle mie spalle, che è molto molto caratteristico, fatto in muratura, è molto molto bello, mi piace tantissimo. So che bello. Molto bello. Certo sembra quello che è in casa mia mamma.
tra l'altro ragazzi qua c'è una dispensina fatta completamente in muratura con tanti quadrotti, che anche questa qua è molto molto caratteristica, molto bella. Ragazzi, esplorazione terminata, fantastica villetta, stile anni 60, Etta è piaciuta tanto, gli è piaciuta anche la cucina, gli è piaciuta anche la taverna, gli è piaciuto tutto Etta. Quindi adesso andiamo... La taverna un sacco, infatti in realtà volevo riscendere, comunque vabbè. Intanto andiamo alla prossima esplorazione e vediamo un po' cosa troviamo. Grazie di averci seguito e ciao a tutti. No.